Lo stavamo aspettando, fratello Crozza, ci sei Maurizio, buonasera, eccolo qua, ciao, guarda Fabio. Che calore. Calore, tu sei furbo, eh? Sei furbo tu, Perché? Sei furbo, sei bravo, tu sei bravo Fabio. Che stai dicendo? Tu sei bravo, te l'ho già detto una volta, ma sei anche astuto. Perché? Tu sei bravo, furbo, astuto. Non so se sono complimenti. Ulisse ti fa una pippa a te. Ma perché? Ma perché? Tu hai fiuto, amico mio. Tu hai fiuto. Perché tu sai anticipare le disgrazie, Fabio. Sei come i cani prima... I cani, sai che sentono prima il terremoto, no? Spero sia un complimento. Cosa stai dicendo, Maurizietto? Non fare il modesto, Fabio. Non fare il modesto. Dimmi. 2 anni fa, tu... Non eri giornalista, o sbaglio? Ho scritto l'ordine, sì, dei pubblicisti, pubblicisti, sì. E poi? E poi ho chiesto la cancellazione dall'albo, sì. Perché sei furbo, no. Tu c'hai il naso. No, no. Tu c'hai il fiuto. No, sì, perché fiuti il pericolo, come il bracco ungherese. No, non è vero. Fiuta il tartufo. Magari, vorrei molto. Tu già 2 anni fa sapevi che Di Battista ti avrebbe dato della puttana. no. No, non ridere. No, Tu sei una vecchia baldracca, Fabio. Perché Di Battista, lo sai perché, no? Perché Di Battista cosa ha detto? Che i giornalisti sono? Delle puttane, l'ho detto anche ieri sera, io. Certo, sì, esatto. E Di Maio, per metterci una pezza, ha rilanciato che sono cani da riporto, scusate, infami e sciacalli. Scusa, ricapitoliamo un attimo però, sì. Fabio, Perché i 5 Stelle se la prendono con i giornalisti, ok? Sì, sì. Salvini ce l'ha coi neri e con i rom. Il senatore Pillon, col suo disegno di legge, umilia le donne. Casalino prende di mira anziani e down. Se nel governo adesso si riuscisse anche a trovare qualcuno che avesse la voglia di dar la caccia agli ebrei, cazzo, potrebbe partire la replica. O il sequel. Chiamatelo come volete, anche Terzo Reich va bene. Cioè, per essere precisi, se si riuscisse a bruciare anche qualche libro, si chiuderebbe il cerchio a 370 gradi. Sì. 370. Guarda che, non per essere pignolo, ma... 370 gradi. Non per essere pignolo, ma nel cerchio i gradi sono 360. No, non l'ho detto così, ho detto... Non ma no, ma no, ma perché tu appartieni? Tu appartieni a quella comunità scientifica bacchettona, no? Ma che figurati io... Sì. Ma no, no, io, no, no sì, no, perché no, tu non sai che ci sono altre teorie. Guarda che l'angolo giro può arrivare a 370 gradi, sai? Ma no. Sì, l'ha detto Barbara Lezzi, il ministro per il Sud, venerdì mattina sulla 7. Quando ha spiegato che il governo vuole fare, senti Fabio, una commissione per garantire il pluralismo nella divulgazione scientifica in Rai. Brava Lezzi! Ti rendi conto, Fabio, che senza la Lezzi, che ha aggiunto 10 gradi in più, cazzo, io sarei rimasto ancora ai vecchi 3,60. No, ma hai capito? Piero Angela! Quando fai quei programmini del quarzo, dove dici che le maree dipendono dalla luna, fai informazione parziale e pagata dal PD. Perché in rete invece si dice che le maree dipendano dal ciclo delle donne. Lo dicono i famosi mestruologi. Perché i mestruologi è gente che studia, si è preso una laurea, i mestruologi studiano la mestruologia, anni e anni di studi nervosissimi tra l'altro. E dovrai dirlo Piero, questo dovrai fare, dovrai dirlo, dare voce a tutte le teorie. Vabbè, ma... Come dovrai dire che si può concepire un bambino sia in modo tradizionale, cioè piegando la moglie a 98 gradi, non a 100 perché poi bolle, ma anche... cercando sotto un tavolo. Brava Lezzi, brava Lezzi. Fai bene, Lezzi, a lasciare aperta la possibilità che esistano anche dei cerchi che abbiano un'ampiezza che va da 370 ai 425 gradi. Dipende dallo spread, dal ciclo, credo, non so. Ora, no, Fabio, io capisco
Perché Grillo agli inizi del movimento non voleva che i suoi andassero a parlare in televisione. Lui non temeva lo scontro con Renzi, aveva paura che entrassero in polemica con Pitagora, Newton e Darwin, capito? E invece però, Fabio, una che può andare ora in televisione a testa alta, questo dobbiamo dirlo, è Virginia Raggi. Sabato è stata assolta, congratulazioni Virginia, questo va detto, Fabio. Certo. È stata assolta e ora finalmente potrà iniziare a fare il sindaco. No, scherzo, sto scherzando. D'altra parte, Brice, pensaci un attimo, Fabio. Cioè, amministrare Roma, sì, è duro. Mia, è un incubo. Ma sì. È difficilissimo. Mettiamoci per un attimo nei panni di Virginia, ma anche di uno che lavora. Ora, come fai a governare Roma? Roma. Oggi, non so se l'hai visto, è diventato virale il video di una suora che nella metropolitana di Roma, senza biglietto, salta al tornello. Ecco, io mi chiedo, ma se neanche il clero paga il biglietto, mi spieghi come fai ad amministrare una città così? Non puoi. Bene, al massimo puoi farci un musical. Sister Attack. Tu mi dirai, le buche per l'orchestra già ci sono. No, tra l'altro, assolvono la Raggi a Roma e a Torino iniziano a contestare l'Appendino. 30.000 persone sono scese in piazza, fateci caso, o attaccano una o attaccano all'altra. Povere ragazzi, ora obiettivamente, dai, obiettivamente, se pensi che la Raggi e l'Appendino si sono beccate le due città più indebitate d'Italia, Roma in valore assoluto, Torino nel rapporto tra debito e numero di abitanti. Quindi il problema non è se sono brave sindache o sono scarse sindache. Il problema è che non andrebbero chiamate sindache. Dovremmo chiamarle curatrici fallimentari. E allora cambierebbero di molto anche le aspettative. Perché noi diremmo, a Roma e Torino non hanno ancora portato i libri in tribunale? Ah, minchia, quanto sono brave. Ma allora perché non gli diamo anche l'Alitalia? Capisci? Maurizio Crozza!